Benvenuti Lupetti in questo nuovo episodio di Mario Luigi Superstar Saga. Nello scorso episodio siamo stati nelle profondità marine. E niente, e oggi siamo qua. Perché dobbiamo dirigerci verso l'aeroporto, ma non lo faremo in questo episodio, lo faremo nel prossimo. Quindi attiviamo il pulsante. Cosa fa questo pulsante? Ok, attiva quella colonna lì. Ma non ci devo ancora andare per il momento, quindi non ci andrò, attivo solo. Tanto perché posso, vorrei controllare qua ci sia. Perché sì, più o meno mi ricordo a grandi linee. E forse mi servirebbe magari un fungo su Mario, sì. E Luigi, dai. Ma dopo li comprato, Bimo? Quante monete? 2724 monete, quindi siamo veramente messi molto bene. Così? No? Era giusto? Che non ci posso neanche posso ancora andare per il momento, quindi... Andiamo avanti. E siamo un po' alla spiaggia. Tanto per dirlo. Oh no, un Lakitu. Ok, vieni qua. Lakitu non sono fastidioso per il semplice motivo che possono evocare questi ricci. Cosa è l'elettricità? Forse è solo il fuoco? No, anche l'elettricità è buona. No, vabbè, un punto di vita non importa. Il fuoco fa qualcosa? Mi sembra di sì. O forse no. Ok, si fanno... E più fosse efficace il tuono, ma... Anche... Il fuoco è buono. E andiamo su di te. Vieni qua. Andiamo su con dei martelli intanto. Il caro Fagiol riccio, che sì. Prendi questo. Ok, abbiamo una statuetta. Allora, Val Sorriso, Castello Fagiolandio. Ok, il Val Sorriso non ci andremo ancora per il momento. Ok, qua finiamo qua. Però vorrei un attimo, prima di attivare il posto, che forse è qui che potenziamo i martelli, è possibile. E qua non possiamo ancora andare, vero? Val Sorriso, sì, perché bisogna avere un martello più potente, quindi non possiamo ancora far niente. E poi intanto non è per il momento un luogo in cui bisogna andare, quindi sarebbe inutile andarci. Non è, pensiamo a pelo, appunto. E qua dov'è che finisco, per curiosità? Ah, ok. Io, da giovane avevo un animo burlone. Facevo riempire la bocca d'acqua agli amici e poi facevo loro i soliti qua dietro. Poi li guardavo mentre non riuscendo a trattenersi da ridere, finivano per sputare tutta l'acqua. Non mi sembra strano, ma da giovane mi divertivo così. Che bei ricordi. E sì, è un indizio questo, come dire, fate questo. E martello... No, sorriso, usa la mano, vero? Ok, sì. Tanto perché posso li attivo tutti. Se poi possiamo ottenere una ricompensa buona, più o meno, qua. E ne mancano ancora 3. Ok, facciamolo. Non mi sembra siano tipo pietre elastiche questi fiori. Potrei sbagliarmi perché è un bel po' che non gioco più questo gioco, però non mi sembra. Ok, solo più uno. Così copro anche il fagiolo che c'è di sopra, perché l'ho visto, non sono cieco. Che dici, siamo mai quasi a metà del let's play? Considerei quasi, mi sembra, 50 episodi più o meno. 50/55. Non credo di farne così tanti, però non si sa mai.
Congratulazioni. Non sarà stato facile arrivare fin qui. Ci abbiamo questo evento così. Ecco, prendi. Pepe rosso. Un pepe verde. E fine, ok. E qua dov'è che finisco? Allora, qua ci possiamo... Dobbiamo poi fare una cosa, ma non posso ancora farla. E un attimo. C'è qualcosa qua sotto? Un fagiolo, è possibile che sì. Ok, appunto, non posso più salire. Però da qua, sì. Ok, continuiamo solo se qua si può andare avanti. No, ok. No, andiamo pure a potenziare i martelli. E qua posso fare qualcosa? Non credo, a mia idea, no. Ok, perfetto. Vediamo Luigi come primo personaggio, visto che mi serve il potere del fulmine. Ok, Thunder. Questa è per più una cosa opzionale, però, che si può anche fare più avanti, ma voglio farlo adesso, visto che sono qua, quindi... Perché non farlo? E allora, Luigi primo. Il suo ultimo controllo è una piccolissima cosa. No? Ok. Però per altre cose la prende. Non pensate che i fagiol cani e le fagiol gemme sono le uniche cose da prendere... Come queste, perché ce ne saranno molte altre, fidatevi. No, cambio. Ok, vabbè. Non importa. Sono veramente molto deboli, solo che sono nemici di quasi inizio gioco, quindi... Che non sono 4 punti esperienza a testa, però non importa. Andiamo qua dentro. Oh, chiedevo chi fosse. Ovvio, sono i fratelli Mario e Luigi. State bene? Noi ci siamo trasferiti qui. Aspetta prima, la stanza è più grande. Il lavoro meno impegnativo, per fortuna. Quei martelli costruiti per voi, riuscite a bandirli bene? Se hanno dei problemi, se sono un problema, li sistemiamo per il meglio. Che ne pensate? Il lavoro è gratis. Volete migliorare i martelli? Sì. Bene, affidateci i martelli per un poco. Quindi l'opera è fatta. Ma sono più potenti. Ecco i super martelli, saranno veramente molto utili. Ma potete distruggere anche le pietre che prima erano troppo dure. Provate subito la forza d'urto di noi martelli. Tornate qui fra qualche tempo. Aggiusteremo i martelli e li renderemo anche più potenti. Chissà. Sì, perché bisogna ancora potenziare una volta per distruggere questo tipo di roccia ancora più scuro. E non perdi qua. Sono Twomp e mi piacciono i bei giochi. Mettere alla prova la vostra fortuna per poche monete. Sono 200. Siete pronti per mostrarmi un colpo da maestri? Allora, non per il momento. Via di qui. Via, prima che me la prenda con voi. Per semplice motivo, con l'ultimo vedere come siamo messi con i punti vita, che è perfetto. Non mi consiglia tipo una battaglia. Un mini boss. Ok, no. Rompete ciò che vi pare con il martello. Con un po' di fortuna vincete un incredibile tesoro. Che sfortuna. E lo voglio rifare per almeno ancora 3 volte. Non finché non ottengo il tesoro. Voglio ottenere quella... L'attacco fratello nuovo. Ok, e questo qua? 300 monete, ok, buono. Però poi magari... è questo? Ok, sì. Ecco la pergamena 1. Ora in battaglia potete usare un nuovo attacco fratelli.
E posso... Ok. Sul centare cos'è che c'è niente? Ok, monete. 200, che alla fine copriamo le monete che abbiamo speso. Non mi sembra, nel senso ci sia... Vabbè, messo le butto via 200 monete, non importa. Di nuovo qualcosa dove abbiamo trovato la pergamena, appunto, vero? Vabbè, monete, dai. 300 monete, buono, abbiamo anche rubato 100 monete in più, ok. Posso vedere un attimo l'attacco, fratelli, qua? O no? Come faccio? Non posso. Ok, non importa. Lo scopriremo in battaglia. Ma sì, perché non lo salviamo? Non si sa mai. Ok, sconfiggiamoli un attimo. Vieni qua. Così almeno la finiamo. Uno, un attimo. Ne specherò un bel po', però voglio capire un attimo come funziona. Non su di lui. Ok, so, è troppo sensibile il gioco con i pulsanti, quindi è molto fastidiosa come cosa. Addio. Ho detto che voglio provare il nuovo attacco, fratelli, quindi... No. Ok, non lo userò mai. Poi magari in futuro prenderò più manualità con l'attacco, quindi lo userò. Però per il momento non credo. Ok, qua dove finiamo? Al punto di prima, ok, è una doppia strada. Ci deve essere un altro posto dove possiamo usare il Thunder. Io sono stesso a ricordare dove. Potrei una certa cosa che vorrei ottenere in questo episodio. Allora, qua siamo di nuovo alla spiaggia. E qua torniamo a Fagiolandia, vero? Ok, sì. Ci torneremo, voglio prendere a fare alcuni acquisti. Non so se lo farò in questo episodio, fine episodio o inizio episodio prossimo. Andiamo col fuoco. Chi debba andare avanti per di qua è possibile.
Ok. Devo solo un attimo capire come andare avanti un attimo. Cambio. Ok, l'ho visto, non sono cieco. E quella lì, la grotta, mi sembra di sì. Ok, sì, è quella. Ok, come ci arrivo da qua sopra, vero? Credo di sì. No? Teatro Yoshi, montagna di tela, borgo costello, fagiolano. Abbiamo con te il teatro Yoshi. Ok, qui c'è il Koopa. Io tipo... Ok, sconfiggiamo un attimo questo nemico. Dobbiamo martello, andiamo su di lui. Ok, 3 di fagioli, quindi molto buona come cosa. Ok, si può fare il salto classico, quindi buono. E andiamo qua. Blocco indovino. Il blocco fortunato di oggi è il simu blocco. Colpendo simultaneamente i due simu blocchi qui davanti, cresce il vostro livello di fortuna. Usate i dislivello per disporvi uno in alto e l'altro in basso. Così li colpirete simultaneamente, ok? Quindi così. Ci dovrebbero essere 3 in questo minigioco, quindi... Allora, così. E l'ultimo lo farò questo lato qua, mi sembra. Sì, ok. Luigi, non ti muovi. Cambio. Ok, non è Luigi, è poi il personaggio che... Ok, ok, ci siamo. Devo solo fare un salto. Ok, finalmente. Congratulazioni, non sarà stato facile arrivare fin qui. Seguiamo questo evento, così, ecco prendi. I pantaloni di lana sono veramente molto buoni. Li vorrei dare a Luigi, i pantaloni di lana, per il momento. Li possiamo dare sia a mano che Luigi, però diminuisce di 5 i punti vita di Luigi. Però aumenta di un bel po' la difesa.
Direi che abbiamo fatto tutto quello che volevo fare in questo episodio. Adesso aggiungiamo solo il castello di Fagiolandia. Ok, non importa, quanto averlo sconfitto. E ripristina anche punti... Beh, sopra lo leggiamo bene. Ma la tuta di Lena ripristina anche man mano punti vita al personaggio che lo indossa, quindi... Se non fate mai colpire siete immortali, quindi buona come cosa. E noi andiamo con un salto esplosione. Addio. Ok, attaccherà Luigi. Ne sono sicuro. Ma l'ho colpito. Ok, non importa. Canotto. Addio. Non ancora. Ma adesso sì. Addio, canotto. Qui c'è anche un fagiolo che non ho ancora preso, quindi prendiamolo. No. Ok, sconfiggiamolo un attimo. Allora. Fire. Poi un bel thunder. E poi pensiamo al... Lo struzzo talpa. Chiami così, vero? Sì. Ti posso colpire? Sei immunabile al fuoco? Ok. Buono. Abbiamo messo proprio pelo pelo, mi sembra, per fare questo, quindi... Così. Che se vediamo quali... Furlati possiamo fare, ok. Ok, sì. Ok, questo possiamo farlo. Una miscela che papelle, pronta. Oh, incredibile, un altro aroma sopraffino. Oh, professor Strambic, abbiamo appena aggiunto una nuova bevanda al menù. Che tempissimo. Nel tempissimo che mi porta qui. Proprio no, è stato l'aroma di quella nuova bevanda. Sono venuto a piedi superando colline e mari. Ehi, che nasone. Potevi provare un piccolo campione di questa bevanda? Tenga, Strambic. Ebbene, è buona. Deliziosa. La bevanda del futuro. Ottimo lavoro. Grazie per quel campione. Ecco una cosuccia che ho creato nel tempo libero. Magari vi d'aiuto. L'anello bonus. L'anello bonus raddoppia i punti esperienza, mi sembra, quindi è molto buono. Però ci posso dare a uno o Mario o Luigi, quindi raddoppia solo per uno. Precisamente, mi sento tanto bene. Forse proprio a causa della nuova bevanda. È proprio vero, un cerosa senza spine. Forse ne ha solo bevuto troppa. Oh, dov'è il bagno? Ma capo, non abbiamo mai costruito un bagno qui. E? Quello è il porta che sta Mila, Luigi. Pensi di voler fare letto alle pulizie? E? Se vi firmo aspirato Strambic, che potete continuare con le ok, sì. Abbiamo già fatto. Vediamo quali altre bevande possiamo fare. Non posso fare questa. Ghigno. Me ne mancano ancora 6. E sorriso. Quali ha voglia. Ho fatto la ghignuccino l'altra volta, mi sembra. Ok, non potrei neanche farla perché mi mancherebbero quelli verdi. Abbiamo solo l'ultimo, ma non credo di poterlo farlo. Di poterlo fare, appunto. Per il momento ci accontentiamo di questo. No, allora. Menu. Prossime. Ok, perfetto. Nel frattempo diamo... questo a Luigi.
Poi, allora, devo andare qua? No. Anello bonus, esperienza per 2. Quanto è di lana? Autocura, sì. Adesso, come ultimissima cosa, prima di staccare l'episodio, andiamo dove c'era il negozio, eccolo qua. Ok, sì, voglio acquistare. Non le abbiamo ancora? Volevo acquistare i pantaloni veloci. Ok, quindi non li abbiamo ancora sbloccati. Li sblocchiamo magari più avanti. Tessere, cos'è che abbiamo? Niente di vantaggioso alla fine. È un peccato. Ero convinto di poterli già ottenere. Che libri in questo negozio? Ti vestono talmente bene che diventi un tipo speciale. Ci sono altri negozi? Non credo. Ok, non devo parlare con te. Neanche con te. Sto cercando un attimo il negozio per acquistare oggetti. E per caso perdi qua? Ok, forse questo. Buongiorno. Benvenuti, anche se non sembra, questo è un negozio. Gli articoli dettagli sono informazioni. Allora volete acquistare informazioni fresche? Prendite. Questo sono 100 monete. No! Sembra che la principessa Peach vada a visitare Todopoli. Non appena avrò finito i preparativi, partirà dall'entrata di Val Sorriso. Ok, non mi interessa. Che sia qua sopra il negozio, lo spero. Che c'è un negozio qua sopra, ma non mi ricordo. C'è qualcosa, ma non mi ricordo di cosa sia. Nell'isola da destra della mappa c'è un luogo in cui si può imparare il potere delle mani. Sapevate? Sì. E con un'altra informazione: nell'angolo in basso a destra della mappa, dove ci sono le rocce, c'è un luogo in cui le sorelle Medusa insegnano una nuova tecnica di possedere il potere delle mani. Sapevate? No. Sì, ovviamente. C'è motivo perché lo sappiate. In effetti è solo una diceria. Ok, voglio acquistare un po' di roba, tra cui un po' di funghi. Venti dovrebbero bastare per il momento. E degli sciroppi. Ok, i ricostruenti sono buoni, prendiamo 5 di questi, e ne abbiamo 13, facciamo 20. Che posso acquistare i pantaloni veloci una volta che ho sconfitto il boss? È possibile, dovrei solo un attimo controllare i miei appunti. Nel frattempo vi saluto e vi aspetto nel prossimo episodio. Ciao Lupetti!